sì, ho parlato del fatto che oggi l'intelligenza artificiale ci viene presentata come superiore a noi, magari in un futuro non troppo lontano, però esempi che ci propinano sono legati a quest'idea. Questa idea è molto pericolosa perché in realtà l'intelligenza artificiale amplifica soltanto le capacità mentali, meccaniche dell'uomo. Ma noi abbiamo molte più capacità di quelle anche mentali, che non sono meccaniche, come l'intuizione, la creatività, la capacità di inventare, la capacità di capire, di comprendere. Sono tutte possibilità, sono realtà che la macchina non avrà mai, perché il computer è semplicemente un meccanismo, è un meccanismo molto più veloce, funziona molto più velocemente come meccanismo di noi, ma manca dell'aspetto spirituale, manca del cuore, manca della pancia che noi abbiamo e che è quello che ci distingue dalle macchine, ci distinguerà sempre dalle macchine. Quindi bisogna imparare a usare le macchine bene per complementare quello che siamo, invece di cadere nel tranello che ci viene proposto, che noi siamo macchine difettose, che le macchine che loro faranno ci supereranno.